pittore, scultore e grafico tedesco, Franz von Stuck nacque il 23 febbraio 1863 a Tettenweiss, nella Bassa Baviera, da una famiglia cattolica di contadini e mugnai. Già a 6 anni si mise in mostra nel suo villaggio come autore di caricature e a soli 15 anni lasciò la sua famiglia per iscriversi alla Scuola Reale d'Arti Decorative di Monaco. Durante gli anni della sua formazione fu legato a Böcklin e a Lembach. Di carattere gioviale e scherzoso, si unì all'ambiente degli artisti di Monaco, senza però prendersi troppo sul serio. Franz von Stuck fu principalmente attivo a Monaco, dove partecipò alla secessione del 1893, di cui fu membro fondatore. Dopo un esordio come caricaturista, a partire dal 1889 si rese noto come pittore, autore di ritratti e di composizioni allegoriche e simboliche. Nei suoi famosi combattimenti tra centauri e nei suoi fauni maliziosi, che godono di una natura risplendente, Stuck realizzerà un'arte ambigua e pagana. Nel 1895, a soli 32 anni, divenne professore all'Accademia di Monaco, dove insegnò, tra gli altri, anche a Kandinsky e Klee. I suoi soggetti preferiti erano scene mitologiche e allegoriche, spesso affrontate in uno stile simbolista, quasi morbosamente erotico. Celebre la sua serie di circa 18 immagini di donne nude avviluppate da enormi serpenti, a cui diede titoli come sensualità, colpa e vizio. Il pubblico fece a gomitate per ammirare all'esposizione della secessione Il peccato, che resta senza dubbio l'opera di maggior successo di Stuck. Glorificazione di un'Eva avvinta ad un serpente, il nudo corpo femminile splende come un fanale nella cornice dorata che racchiude il dipinto. Tra le sue più celebri composizioni possiamo citare anche Oreste e le Furie, La guerra, La Sfinge, La processione delle Baccanti, Salomè e Medusa. Realizzò anche delle illustrazioni per le riviste Pan e Jugend, legate all'avanguardia berlinese. I suoi nudi monumentali dalla forte carica erotica interpretarono appieno la cultura tedesca del tempo e l'eco popolare della filosofia di Nietzsche. Questo spiega l'immenso successo che raggiunse a Monaco, dove fu perfino fatto nobile nel 1906. Godette in effetti di una straordinaria reputazione e di un tenore di vita principesco. La casa in cui visse a Monaco è ora un museo a lui dedicato. La progettò e decorò lui stesso, tentando di creare un ideale Gesamtkunstwerk, ovvero un'opera d'arte totale. Tutto in questa casa concorre a un insieme artistico perfetto. Molti artisti, tra i romantici, i preraffaelliti e i simbolisti, presero ispirazione dalla mitologia greco-romana, ma pochi, come Franz von Stuck, resero alla propria vita un'opera d'arte totale. Morì a Monaco di Baviera il 30 agosto del 1928. Un artista da scoprire, soprattutto perché ama una pittura tenebrosa, oscura ed estremamente dark. Una piccola curiosità sull'artista è che usava creare e intagliare da sé la cornice per i propri quadri, facendola diventare un tutt'uno con la propria opera. Stuck è considerato uno dei fautori più importanti della corrente dello Jugendstil, ispirato al simbolismo, di cui è forse l'esponente più popolare in Germania. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!